tutti dobbiamo collaborare per dare a questa città la forza per affrontare una stagione nuova. È una responsabilità nazionale degli aquilani, degli abruzzesi e di tutti gli italiani. Cialente ha tenuto alto l'orgoglio di questa città, ora è tempo che il governo restituisca al comune dell'Aquila i poteri e tutte le competenze per gestire non più l'emergenza ma la rinascita. Con la sinistra troverete un accordo delle intese? Mi pare che Cialente sia il candidato che rappresenta tutti noi, che rappresenta la città e la sua voglia di riscatto, di correttezza, e Alleanza per l'Italia API avrà una lista fortissima con dei candidati giovani ed esperti, amministratori uscenti e nuove figure di professionisti, di persone che vogliono puntare sul futuro dell'Aquila. Quindi penso che noi daremo a Cialente un aiuto decisivo per vincere, ma soprattutto perché l'Aquila abbia un futuro degno della sua storia e delle sue famiglie, delle sue imprese e dell'orgoglio che porta dentro di sé. Il terzo polo è stata una tentazione? Terzo polo, ci abbiamo provato e siamo contenti qui di essere con Cialente. Il fatto che si vada all'Aquila con una decina di candidati dimostra le difficoltà della politica e anche le divisioni della politica. Anche per questo noi vogliamo portare a Cialente e agli aquilani il contributo di una lista forte di candidati capaci, appassionati della loro città e molti voti, perché pensiamo all'unità per l'Aquila e per il suo riscatto. È la terra di Lusi, e come finisce questa cosa? Finisce con i magistrati che hanno chiarissimo che cosa è avvenuto, che faranno giustizia, e con il recupero pieno dell'onore della Margherita e la restituzione ai cittadini di tutto il mal tolto. Io credo che ci sarà una conclusione da questa vicenda terribile positiva. Roberto Riga, Alleanza per l'Italia resta con Massimo Cialente? Sì, assolutamente sì, in continuità e in coerenza con l'attività governativa abbiamo portato a compimento tutti gli impegni programmatici assunti con i cittadini aquilani, abbiamo intenzione di determinare altre importanti fasi del programma di governo, ma soprattutto il rilancio delle attività della ricostruzione e la garanzia ai cittadini aquilani di una governance locale che dia risposte chiare, dirette, semplici e immediate. Il progetto L'Aquila Città Aperta di Giorgio Mattei sarà una tentazione per voi? Ma noi siamo impegnati in una fase nazionale su un progetto politico che è il nuovo polo, sul quale siamo ancora impegnati e ci stiamo lavorando. Questo non significa non dialogare con le forze importanti del centro-sinistra, come stiamo facendo, per rafforzare la presenza di un'area moderata importante che vogliamo garantire e che lancia un messaggio forte alla città, con candidati impegnati, giovani professionisti e professionisti, immediatamente nel settore del lavoro per dare risultati chiari, palesi e concreti su quelle che sono le iniziative da intraprendere immediatamente e direttamente. Con l'ala sinistra del centro-sinistra del 2007 non sempre è stato rosa e fiori, andrà ricalibrato qualche rapporto, qualche intesa? Ma decisamente sì, probabilmente vanno calibrati non solo i rapporti, ma dovrà essere calibrato molto di più l'attenzione che dobbiamo avere verso i cittadini aquilani. Nel momento in cui noi ci impegniamo ad assumere una serie di iniziative nei confronti dei cittadini, dobbiamo dare risposte chiare, puntuali, precise ai cittadini. Dobbiamo avere quello come obiettivo principale, e le mediazioni poi si dovranno tessere all'interno delle stanze di un governo della città, ma che inevitabilmente non potrà non dialogare con tutte le forze politiche presenti in Consiglio, perché l'Aquila ha bisogno di questo, del dialogo, della concertazione e soprattutto di rilanciare iniziative d'intesa per dare un'immagine unita, coesa, ma soprattutto di rinascita del mondo delle attività produttive e del mondo economico della città. Sulle aree bianche c'è stata qualche osservazione, ecco, sulla delibera approvata dal Consiglio Comunale, dicendo che non è esecutiva finché non è perfetta, finché non saranno approvati la microzonazione e altri provvedimenti anche che non dipendono dal Comune. Nel frattempo i ricorsi continueranno? Allora, noi abbiamo assunto tutta una serie di atti, abbiamo svolto anche un grande lavoro per quanto riguarda tutta la normativa relativa alle aree bianche dopo 25 anni di nulla.
Invece noi abbiamo dato una risposta concreta. Adesso attendiamo con ansia tutto il lavoro che la Regione Abruzzo sta facendo relativamente alla microzonazione per garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini aquilani. Nel momento in cui abbiamo pronto tutto questo lavoro possiamo calarla sulle nostre tavole di PRG e quindi vedere e valutare quali sono le risposte da dare per ogni singolo territorio. Ma l'Aquila ha già una normativa, abbiamo fatto una norma tecnica puntuale e precisa, abbiamo capito anche qual era il livello di inconcertazione anche con le altre istituzioni come la provincia. Credo che possiamo dare una risposta puntuale e precisa ai cittadini con questa iniziativa che abbiamo assunto in Consiglio Comunale. La parola fine però la darà il prossimo Consiglio Comunale. Decisamente sì, darà il prossimo Consiglio Comunale e dopo la microzonazione sismica possiamo definire tutto quanto il percorso che è necessario per definire questo percorso di variante urbanistica, così nel pieno rispetto della legislazione regionale che abbiamo, e quindi possiamo conseguire questo grande risultato, ma soprattutto per dare la sicurezza e la serenità ai cittadini aquilani. Gio Milano, Api sta con Cialente, per il terzo polo all'Aquila ancora non è matura forse la situazione? Ma il terzo polo poi non è un'etichetta dogmatica, è la possibilità di comunque scomporre ciò che esiste da un punto di vista di staticità che non sa di nuovo. Il nuovo, particolarmente per la città dell'Aquila, significa una possibilità di governare con funzioni e poteri autonomi, continuando il meglio di quanto c'è stato fino adesso. Ecco perché abbiamo scelto Massimo Cialente, scelto come sintesi di un progetto che l'Aquila ha già vissuto, per quello che ha potuto fare Massimo e per quello che ha potuto fare un'amministrazione che comunque doveva rispondere prima all'emergenza, poi alla post-emergenza, poi ai poteri commissariali, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo all'Aquila non significa dogmaticamente un terzo polo così come si è caratterizzato a livello centrale, ma significa comunque scomporre per contribuire, nel nostro piccolo anche, a ricomporre un nuovo quadro istituzionale e sicuramente amministrativo, in cui la politica ridiventi quel soggetto che rielabora le istanze della società e produca delle possibili soluzioni. Con quali prospettive Api si presenta a questa nuova tornata elettorale? Beh, noi vogliamo essere decisivi, abbiamo fatto una scelta molto razionale, molto precisa, abbiamo ascoltato anche l'altro candidato emergente, però la nostra decisione è stata molto riflettuta, abbiamo voluto dare un segnale di continuità amministrativa, di coerenza, e soprattutto non ci convinceva l'aggregazione di centro, cosiddetta di centro, siccome noi siamo un partito di centro, non abbiamo ritenuto credibile un'aggregazione che non aveva confini. Infatti poi abbiamo dimostrato che è vero, perché anche l'estrema destra è entrata in questa coalizione. Però abbiamo massimo rispetto di tutti. Riteniamo che il centrosinistra, con alcune correzioni importanti, con un gioco di squadra, possa essere la coalizione decisiva per la ricostruzione e la ripartenza della nostra città e del nostro territorio. Quindi tra la destra e Rifondazione avete trovato più punti di contatto con questo schieramento? Noi, molti di noi, voi sapete, noi veniamo da una storia che è quella della Margherita, del Partito Democratico, quindi la nostra naturale propensione è sempre stata per il centro-sinistra. Però abbiamo anche capito che politicamente i poli di centro saranno decisivi per il futuro anche della nazione, perché è indubbio che il governo Monti probabilmente avrà un'attrazione anche per le politiche del 2013, e quindi la nostra collocazione è strategica, però la vogliamo fare con serietà, portando vento nuovo, con molti ragazzi, ragazze giovani, e vogliamo dare il nostro contributo. Però costruire un terzo polo alla stregua di quello nazionale è sempre difficile. Qui all'Aquila è stato impossibile, perché io ho tentato, dopo la mia nomina, di contattare l'UDC FLI, però le dinamiche erano molto divaricanti. Ho detto vabbè, ci rincontreremo prossimamente, purtroppo in questa fase non è possibile all'Aquila, per esempio a differenza di Avezzano, avere un polo decisivo.
un polo di centro. E vediamo, nel futuro non si può dire nulla, sicuramente nel futuro il centro, tenuto conto anche dei progetti di nuova legge elettorale, avranno una, diciamo, una decisività molto, molto rilevante. Avvocato Calderoni, prima un tentativo di partecipare alle primarie del centro-sinistra, tentazione di Matteo, adesso sostegno ad API, non ce l'ha fatta a votare centrodestra. Ma in verità io ero stato chiarissimo con Giorgio De Matteis quando ci siamo incontrati. Il mio appoggio alla lista di Giorgio sarebbe stato un appoggio deciso, serio, tra l'altro ispirato anche da quella condizione emotiva che si era creata dopo lo smacco delle primarie, diciamo così. E io avevo detto con molta chiarezza che avrei appoggiato Giorgio De Matteis se avesse manifestato in maniera chiara un'equidistanza da PD e LPD. È evidente che questa equidistanza è stata completamente bruciata, anzi io credo che al momento l'unico candidato del Popolo delle Libertà sia De Matteis, del Popolo della Libertà o di quello che resta del Popolo della Libertà. Non me la sento, non l'ho mai fatto, non ho appoggiato Forza Italia, non ho appoggiato il Popolo della Libertà quando vinceva, quando c'aveva il vento nelle vele, non lo farei mai adesso che è una formazione agonizzante, che non va, ma non perché non riesce a creare una proposta politica che degna di questo nome, immagino che cosa potrebbe creare nell'amministrazione della città. Mutatis mutandis, un disastro. Lei sarà candidato? Assolutamente no, questo è un impegno che avevo preso anche con tanti amici. Io la mia candidatura al Consiglio Comunale non ci sarà perché questo è un impegno che io avevo con tante persone e gli impegni io intendo rispettarli e pertanto non mi candido. Certo, tanti amici si candidano nell'API, con Roberto Riga, con Ermanno Giorgi, il percorso che abbiamo fatto è lungo, viene da lontano, per cui dare a loro una mano per me sarà un onore ed un impegno importante, per cui spero di esserne all'altezza, spero di riuscire a dare un contributo importante, quello che volevo dare. Un candidato giovane per Alleanza per l'Italia, perché impegnarsi per l'Aquila in questo momento? Quello che vorremmo fare tutti insieme è cercare di rilanciare in qualche modo le attività produttive, quindi dare anche la possibilità ai giovani di collocarsi o ricollocarsi, recuperando se possibile anche quelli che erano gli antichi mestieri dell'artigianato. E in tal senso quindi stiamo cercando di creare degli incubatori anche magari che possano venire incontro alle esigenze dei cittadini, dei giovani e anche dei meno giovani. API resta con Massimo Cialente. Sì, ma guardi, il dato politico di queste elezioni è che la coalizione uscente, che le ricordo va da Rifondazione Comunista a, appunto all'API e a esponenti dell'UDC Aquilani, si presenta tutta insieme, all'eccezione della scelta dell'Italia dei Valori, che francamente io non ho compreso perché ha governato, lei sa bene, per 5 anni con un assessore che non ha saltato una riunione di giunta, credo 4-5 per motivi di raffreddore, insomma. E per il resto noi ci ripresentiamo uniti, anche perché l'UDC Aquilana, gli esponenti dell'UDC Aquilana sono candidati nella lista civica e il mio appoggio abbiamo fatto solo una molto seria che si chiama Cattolici Democratici per l'Aquila. Anche il vice sindaco? Vice sindaco non si ricandida perché sta lavorando sulla lista, quindi diciamo che la lista è stata costruita insieme a lui e quindi diciamo il dato politico è che la coalizione uscente si ripresenta unita acquistando Selle, che lei sa Selle era uscita anche dal Consiglio Comunale, dove invece c'è stata l'implosione nel centrodestra, l'opposizione aquilana è letteralmente esplosa, ancora a poche ore dalla presentazione delle liste c'è un'indecisione estrema, quindi credo che questo sia anche un segnale per i cittadini. Io rivolgo ancora una volta un appello ai cittadini, soprattutto ai cittadini di centrodestra. Io so che vi saranno molte liste, quindi avrete amici, parenti, colleghi di lavoro che si presenteranno col centrodestra. Io però vi invito in casa un voto disgiunto a votarmi sin dal primo turno. Questo perché credo di essere stato e di averlo dimostrato di essere
il sindaco di tutti. Credo che noi siamo gli unici che sanno quello che si deve fare. Noi siamo pronti la mattina dell'8 maggio, noi siamo pronti a continuare questo lavoro, ma soprattutto io non vorrei andare al ballottaggio e chiedo di dare il voto utile sin da adesso. Perché? Perché è importante che il governo abbia un interlocutore forte. In queste ore si stanno decidendo questioni vitali. Pochi minuti fa avete visto il mio incontro con il capo di gabinetto del ministro Barca, che è venuto qui. Sono ore, giorni, settimane, mesi decisivi e c'è bisogno di un rapporto forte. Il primo momento di confronto in queste ore è sull'IMU. Sta passando una norma che le case inagibili in Italia pagano il 50% dell'IMU. Io non posso pensare che noi andremo a pagare oltre sulle case cadute, oltre il mutuo. Rutelli dice niente IMU. Anche Rutelli dice niente IMU. Questa è una grande battaglia, ci vuole un sindaco. Innanzitutto non ci possono essere, proprio nei giorni in cui si approverà la legge, un sindaco a mezzo servizio, ma soprattutto il segnale deve essere di un sindaco scelto dalla città. E vorrei dire, gli altri, io ho molto rispetto per tutti i candidati, parecchi sono anche degli amici, però molti a mio avviso non hanno in questo momento il know-how, cioè non saprebbero cosa fare, impiegherebbero tempo. E altri sono invenzioni. Questa storia dei Verdi, io leggo ieri che la segretaria regionale, non l'ho mai vista, dice Cialento ci ha mai chiamato. Io sono arrabbiatissimo con i Verdi e con altri. Una volta che il consigliere regionale dei Verdi avesse fatto una telefonata al sindaco dai primi giorni dopo il terremoto a quei difficili mesi successivi dicendo posso fare qualcosa, la regione non ha fatto una legge, non ci hanno aiutato ad esempio sui problema delle macerie, eppure lì avrebbero potuto fare. Quindi ci troviamo di fronte ad altri che stanno costruendo delle miscele esplosive, cose non chiare, ma il dato politico è che noi usciamo, siamo pronti, andiamo sereni, sapendo quello che dobbiamo fare, perché lo stiamo già facendo.